Oggi presentiamo La Distruzione, quinto episodio dei Diari della Grande Guerra, una serie internazionale prodotta in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. La storia di uomini e donne che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici eventi. 14 vite travolte dall'immane catastrofe ricostruite attraverso diari e lettere. 14 protagonisti scelti da un team internazionale di autori e ricercatori in 4 anni di lavoro. 14 esistenze per raccontare un'ecatombe. In questa quinta puntata si combatte e si muore sulla Somme come sul fronte orientale. È una guerra tecnologica, con armi nuove e micidiali, come i gas. L'anno è il 1916, l'anno terribile. Dal tunnel non si esce. La guerra sembra non finire mai. Buona visione. Puntavamo in alto. Per secoli gli uomini avevano sognato di volare. Noi siamo stati i primi che non si sono accontentati di sognarlo. Con i dirigibili galleggiavamo nell'aria. Il mondo era ai nostri piedi. Ogni nuovo giorno portava con sé un'invenzione che ci rendeva la vita più facile. La luce elettrica aveva scacciato il buio. La notte non era più fatta solo per dormire. Nelle enormi fabbriche ai margini delle nostre città si producevano in massa le automobili. Presto ognuno di noi avrebbe posseduto una di queste macchine straordinarie. La brama di possesso, ai nostri occhi, era la chiave della felicità, fino all'estate del 1914. Dopo un interminabile inverno, stava per scattare la grande offensiva. Non ridevamo e non cantavamo più. E i miei compagni erano ubriachi più spesso del solito, perché i comandanti ci procuravano forti quantità di vodka. Forse speravano di distrarci con l'alcol da ciò che stava per succedere. Anushka, mia cara. Io spero. Molti miei compagni mi chiedevano di scrivere lettere per i loro parenti. È stata un'esperienza strana. Me ne stavo seduta lì. Spero che la semina si sia potuta fare in tempo. Anch'io lontana da casa, a scrivere a donne sconosciute. Anche se l'inverno è stato lungo e duro. Scrivevo di bambini, del raccolto. Di al nonno che deve aiutarti. Del bestiame. Spero che il bestiame sia sano. La conclusione era sempre la stessa. E che la mammella malata di Tasha non sia peggiorata. Se a Dio piace che io debba morire, presto avanzeremo. Allora prega per la mia anima. Ma non posso dirti verso dove. Se a Dio piace che io debba morire, prega per la mia anima. Grazie. Due. Tri. Cetirie. Come si dice cinque in russo? Credo che ci sia una sola cosa che detesto di più che imparare una lingua straniera. Fare i conti con un raffreddore. Tu che ne pensi? Ti sembro un idiota? Non preoccuparti, anch'io non riesco a ricordare una parola di russo. Non mi riferivo alla lingua. Questo viaggio, tutto questo, non è un'idiozia? Beh, è un po' tardi per preoccuparsene. È vero, è tardi. Troppo tardi. La scozzese Sarah McNaughton, classe 1864, appartiene all'alta borghesia. Come molte signore dei ceti più alti, considera un dovere verso la patria sostenere con ogni mezzo la Gran Bretagna e i suoi alleati in guerra. Come infermiera volontaria, vuole aiutare a lenire miseria e sofferenza dove ce n'è più bisogno. La situazione è particolarmente drammatica in Russia, dove si combatte duramente su due vasti fronti, senza disporre di un adeguato approvvigionamento di medicinali. Più dell'esercito soffre la popolazione civile, che si trova in aree difficili da raggiungere.
Perché gli armeni sono così odiati? E perché non ci preoccupiamo per loro? Eppure sono cristiani proprio come noi. Esseri umani come noi. Troppe cose di questa guerra sono incomprensibili. Non devi chiederlo a me, Sara. Se c'è una cosa che ho imparato prima della guerra è, quando possibile, mai fare domande scomode. E soprattutto, mai mostrare fragilità davanti a questo orrore. E dire che adesso nel mondo non c'è altro che orrore. Stiamo facendo ciò che possiamo. Ci rendiamo utili. Sì, utili. Mi chiedo solo a chi saremo utili. Agli armeni? O alla nostra coscienza? Il viaggio porta Sara McNaughton da Pietrogrado, passando per Mosca, fino alle zone estreme a sud dell'impero degli zar. Qui le truppe russe hanno riportato una vittoria significativa sull'esercito ottomano. All'inizio del 1916 conquistano l'imponente bastione di Erzurum, penetrando sempre di più nel territorio turco. In mezzo a questo campo di battaglia, da entrambi i lati del confine, vive una popolazione composta per la maggior parte da armeni cattolici, che ben presto vedranno questa guerra da vicino. Ai generali musulmani dell'impero ottomano servono dei colpevoli per la serie di sconfitte subite e fanno dei loro sottoposti cristiani dei capri espiatori. Un numero incalcolabile di armeni fugge in Russia. I rifugiati riportano di orribili massacri nei confronti degli armeni ordinati dalle autorità turche. Ma anche in Russia i numerosi rifugiati non sono graditi. Siamo finite nel posto sbagliato. Faceva un freddo agghiacciante. Sono sicura che la mia tosse si sentiva per tutto il paese. Qui non ci sono rifugiati. E non c'è la guerra. Faresti meglio a prenderti cura di te, Sara. Qui non serviamo a nulla. Andiamocene. Buongiorno. Benvenute, signore. Signorina McNaughton. E la mia cara amica, Lady Dorothy. È un vero piacere, care signore. Sono la duchessa Ignatievna, infermiera capo dell'ospedale Sant'Alexius qui a Tbilisi. Duchessa Ignatievna, siamo lieti di trovare questo luogo in condizioni, direi, quasi immacolate. Ma dove sono i feriti? E i rifugiati? Ah, qui siamo molto lontani dal fronte. Perché allora abbiamo raccolto denaro per questo ospedale, se da quello che vedo è chiaramente inutile? Signorina McNaughton, com'è che dite voi? Affronteremo il problema? Quando si presenterà? Gradireste per caso un tè? Allora, soldati, ascoltate con attenzione. Una maschera antigas. Non ne abbiamo a sufficienza per tutti voi, ma non fa niente. Questo gas tedesco del diavolo gratta un po' in gola. Riuscirete a sopportarlo. Chi ha la maschera, provi a indossarla ora. Solo per esercitarsi. Su, provate. Avanti, avanti. Avanti, indossatela, su. Tieni, prendi e fa come faccio io. È di importanza vitale. Sergente, perché non viene data una maschera a tutti? Ordine dall'alto. Non abbiamo alloggi, munizioni, posti nell'ospedale militare. Usciranno con la prima ondata e non torneranno indietro, capito? Avanti. Allora, che state facendo? La prima ondata. Quando è cominciata la grande offensiva non c'erano fanfare, niente gloria, né bandiere al vento. Un'ondata di contadini inermi è stata lanciata contro i cannoni del nemico. La cosacca Marina Jurlova ha 16 anni. E le è già stata conferita la Croce dell'Ordine di San Giorgio, la più alta onorificenza militare che lo zar concede ai soldati semplici.
Marina prende parte alla massiccia offensiva russa contro l'impero ottomano in Anatolia. L'impero tedesco, alleato con i turchi, manda alcuni dei suoi migliori generali in quella regione isolata. Al contempo, i tedeschi forniscono all'esercito turco le armi più moderne. Un crollo al fronte deve essere scongiurato con ogni mezzo. Avanti, soldati! Attenti! Gas! Indossate le maschere! Avanti! Avanti! Il gas tossico è particolarmente temuto dai soldati fin dal suo primo impiego da parte dei tedeschi nella primavera del 1915. Da quel momento i ricercatori di entrambi gli schieramenti cercano di sviluppare nuove e più insidiose miscele. Per proteggere i soldati, gli eserciti sono dotati di costose maschere antigas. È una corsa agli armamenti. Le maschere antigas diventano sempre più sofisticate, mentre dall'altra parte si sviluppano aggressivi chimici che penetrano nei filtri delle maschere. Un circolo vizioso dell'orrore. Soldato, da questa parte, muoviti! La battaglia è divampata all'alba. La vista era offuscata dalle nuvole delle granate che scoppiavano. Tutto sembrava irreale, ma non per questo meno sanguinoso. La penombra rendeva più tetra la fitta nebbia creata dai gas. Ci muovevamo attraversandola come fantasmi. La mia maschera era uno schermo protettivo fra me e il mondo esterno. Indifferente, guardavo attraverso quello schermo la battaglia intorno a me. I miei commilitoni non avevano più nulla di umano. Quando un soldato cadeva, mi ricordava un animale ferito. E non provavo nulla. Procedevo stordita e senza parole. Non avevamo fatto altro che aspettare. I feriti, i rifugiati, le nostre ambulanze. Erano state mandate molto prima di noi, ma non erano ancora arrivate. Se continui così, consumerai il pavimento. Dovresti proprio riposarti. È esattamente il troppo riposo che mi sta facendo impazzire. Eravamo tutte troppo depresse, purtroppo. Qualunque fosse l'incarico che i russi avevano in serbo per noi, non sapevamo più che cosa fare per trascorrere quell'infinita attesa. E io ho ancora questa orribile tosse. Perché lavora a maglia questa duchessa? I calzini non arriveranno mai al fronte. Andiamo in treno, a Yerevan. Yerevan? Per l'amor del cielo, che cosa credete di fare lì? Lei stessa ha detto che è lì che c'è la maggior parte dei rifugiati armeni. Sì, mi dispiace, ma i treni sono stracolmi. Non ci sarebbe neanche posto per le forniture mediche. Se lo facessimo, verrebbero rubate. Ma 1 milione di rifugiati armeni sono stati assassinati a sangue freddo dai turchi, non lontano da qui. Sono stati eseguiti massacri di una crudeltà indescrivibile. Pazienza, le mie care amiche inglesi. Devono essere più pazienti. Erano mesi che tentavo di essere di qualche aiuto. Credevo che la cosa migliore per me fosse tornare al mio vecchio battaglione. Mi chiedevo, nel caso in cui fossero stati decimati, se avrei ottenuto di rientrare con loro. Forse non avrebbero disdegnato un vecchio sergente tra le loro fila. Deve essere tutto pronto per domani. Sì, signore. Guardi, ci hanno mandato un vecchio. A che cosa potrà servirci?
Solo perché avevo 50 anni dovevo stare qui con questi fannulloni e non con chi stimavo e rispettavo. Ah, mio caro amico, Charles Edward Montagu, non è vero? Il famoso giornalista. Sì, signore, esattamente. Che desidera tanto essere inviato al fronte, ormai da mesi. Ma io ho un incarico straordinario per lei, Montagu. Riposo, mi segua. Charles Edward Montagu, classe 1867, è in effetti troppo vecchio per il fronte. Tuttavia il giornalista si impegna strenuamente per servire nell'esercito. All'interno dell'armata inglese, il Dipartimento per la Propaganda e la Censura svolgeva un ruolo decisivo. Alle dipendenze dei servizi segreti militari doveva fare in modo che la grande offensiva trovasse consensi in patria. Il Parlamento di Londra doveva essere persuaso di continuo di mandare altre armi e ancora più soldati al fronte in Belgio e in Francia. Eccolo, un vero eroe di guerra, il nostro Montagu. Ferito in diverse occasioni, sempre nel pieno dell'azione. Alla sua età, ancora sergente, signor Montagu? Potrebbe sembrare un semplice sergente, ma le posso garantire che è un uomo davvero in gamba. E con il suo nuovo incarico otterrà una bella promozione. Signore, se posso, qual è esattamente il mio nuovo incarico? L'offensiva ormai è prossima. Un momento, Montagu. È un bene che siamo fra amici. L'offensiva è un segreto di Stato. Ma ne parlano tutti. Il grande colpo che deciderà la guerra. Esatto. Il suo compito sarà di condurre il signor Collingridge direttamente al fronte dai nostri uomini. Un viaggio, per così dire, nella realtà della guerra. Sa, in patria difficilmente riusciamo ad avere un quadro esatto di ciò che vivete qui. Non proprio la realtà più autentica, immagino che capisca che intendo. Lei sarà responsabile della sicurezza del nostro onorevole. È un membro del Parlamento. Sono certo che troverà un posticino emozionante per noi. Con mio indicibile orrore, all'improvviso il suo entusiasmo mi ha coinvolto. Cross definirà con lei tutti i particolari, Montagu. Come desidera, signore. Dopo 2 anni di guerra, ai sopravvissuti vengono tributati onori e gloria come mai prima. Tutte le potenze erano lontane dal prendere una decisione. L'euforia dell'inizio del conflitto fra i soldati è svanita da qualche tempo. Mentre vengono celebrati come eroi di guerra, si sentono sempre più delle vittime. Perciò la propaganda, al fronte come in patria, deve infondere la fiducia necessaria per l'ultimo sforzo richiesto per sconfiggere il nemico. Lo scopo non era ancora stato raggiunto. La follia del nemico non ancora spezzata. La nostra gloriosa vittoria e la forza di volontà con cui il nostro popolo combattente davanti al nemico e in casa. Le nostre truppe non sono mai state più certe della vittoria finale. Hanno fatto in modo che la nostra amata patria non avesse nulla da temere. Vittoria o morte, mai questa espressione è stata più appropriata. Eravamo certi della nostra inflessibile decisione di portare avanti la lotta fino al raggiungimento della pace. Ardenti di sdegno e di sacra rabbia, tutti gli uomini e le donne tedesche raddoppiano le forze. Avanti dunque, o soldati d'Italia. L'onore e l'integrità sono gli ultimi colpi che completano la vittoria. Che completano la vittoria. Ero appena arrivata nei bassifondi di Woolwich, nella periferia di Londra. Le strade erano terribili, piene di fango e immondizia. Ti sei persa? Scusatemi, potreste per cortesia darmi un'indicazione per il padiglione 2 della fabbrica di munizioni? Scusatemi, potreste per cortesia? Che signora raffinata! Che devi fare? Sei un'altra volontaria, immagino. Da quella parte. Questa non la rivediamo più. Ci scommetti? Mi mostri i documenti. Oh mio Dio! Oh mio Dio!
Grazie. Gabrielle West viene dal sud-ovest dell'Inghilterra. La sua famiglia di alto rango vive in una casa di campagna con cavallo e carrozza. La giovane donna fa parte di quelle patriote che cercano lavoro durante la guerra non per guadagnare, ma per servire la propria patria. Nell'industria degli armamenti serve forza lavoro con particolare urgenza. Per compensare il continuo bisogno di soldati, la Gran Bretagna, all'inizio del 1916, introduce la leva obbligatoria per tutti e così rafforza il suo esercito. Quasi 4 milioni di britannici sono sotto le armi. Adesso mancano gli uomini nelle fabbriche di munizioni. Ho un buon grado di esperienza avendo lavorato per la Croce Rossa. Vuole vedere le mie referenze? Lei è abituata a questo tipo di ambiente? Cosa diamine è stato? Acido solforico e nitrato di potassio, essenziali per produrre la dinamite e gli esplosivi di cui necessitano i nostri uomini in Francia. 200 tonnellate circa ogni giorno. Mettete 3 di queste... Le particelle di acido si depositavano sul viso e ti facevano impazzire, pungendo come aghi, salendo per il naso, entrando in gola e finivano negli occhi. Così si restava ciechi e senza fiato, finché non ci si dava alla fuga. La Croce Rossa vi ha insegnato come trattare gli effetti di questa roba in caso di emergenza? La procedura è molto semplice. Se la persona è cosciente, dare un emetico. Se è blu in viso, passare alla respirazione artificiale. Se è molto blu, ossigeno. Ma forse questo deve essere ovvio per lei. La Croce Rossa mi ha fatto gestire solo un'enorme cucina. Davvero? Beh, da noi in cucina ci sono 2 nipoti della duchessa di Wellington. Sfortunatamente non sanno distinguere una rapa da un uovo sodo. Da me c'è posto se vuoi. Per tenere in piedi l'industria bellica, la Gran Bretagna, come gli altri stati in guerra, punta sullo spirito di sacrificio delle donne. Le condizioni di lavoro sono a malapena sopportabili. Le sostanze tossiche causano pesanti danni alla salute e talvolta sono letali. Mese dopo mese nascono le fabbriche più grandi che ci siano mai state. L'esercito ha bisogno di granate, bombe e munizioni in una misura mai conosciuta prima. Fra gli strateghi militari cresce la convinzione che questa guerra si deciderà su un nuovo campo di battaglia, l'industria. Credono che gli attacchi finora siano falliti perché era stata accumulata troppo poca forza distruttiva. Ma ora tutto sta cambiando. I tedeschi pianificano una guerra di materiali a Verdun. Non è considerato decisivo lo sfondamento del fronte. Le truppe francesi devono piuttosto essere annientate con bombardamenti ininterrotti. Gli stati dell'intesa hanno invece preparato un attacco coordinato su tutti i fronti. La Russia avanzerà a est su un ampio territorio contro l'Austria-Ungheria. L'Italia vuole cominciare l'offensiva lungo il fiume di confine Isonzo. La battaglia decisiva devono sferrarla gli inglesi in Francia, lungo la Somme. Senta, Montague, a me sembra tutta una messa in scena. Temo che lei abbia ragione. Mi mostri com'è realmente la vita qui al fronte, dopo tutto mi è stato promesso. Sono lieto di sapere che lei abbia tanto a cuore il destino dei soldati semplici. Ma non guasterà prendere una tazza di tè prima, che ne dite? Provavo un astio profondo verso questi turisti del fronte che volevano vivere la guerra come una sorta di spettacolo, ben protetti e con tutte le comodità. Per me no, grazie. Il filo spinato non vi disturba durante un attacco? Qualcuno dovrebbe informarne il Ministero della Guerra. Sentivamo tutti che l'unica possibilità che aveva questo visitatore di salvarsi l'anima fosse provare anche solo per pochi minuti quello che i nostri soldati devono sopportare tutti i giorni. Quando è pronto?
Non vi è nessuno più sanguinario di chi non deve combattere. L'ospedale aveva ricevuto dall'Inghilterra un finanziamento di 100.000 sterline. Del personale facevano parte infermiere, medici e assistenti, tutti ben pagati. Le spese dei responsabili provengono dai fondi. Risiedevano in alberghi di lusso, ricevendo persino dei rimborsi con cui mantenevano i loro amici. Signorina McNaughton, venga a festeggiare con noi. La vita continua. Io non ho nulla da festeggiare qui. Forse sì, invece. Riguarda le vostre ambulanze. Sono arrivate le ambulanze! Dorothy, le ambulanze! Ho una notizia buona e una cattiva. Il primo veicolo è arrivato a Pietrogrado. Una splendida notizia! Tuttavia, la mia cara amica, la granduchessa Irina, ne ha bisogno per sé. Tutto si promette e nulla si mantiene. L'unica speranza sta nella corruzione e si rischia di corrompere persone sbagliate finché non si trova la strada giusta. Forse Sua Altezza potrebbe parlarne con noi, nel caso preferisca sostenere un altro ospedale. Dopotutto le abbiamo pagate noi. Sua Altezza in questo periodo non possiede altri mezzi per andare all'opera. La stagione è appena iniziata. Sono stanca di questo paese. Se i russi non fossero nostri alleati, mi piacerebbe che provassero sulla loro pelle un anno o due di occupazione tedesca. Vagavo per la terra di nessuno. All'improvviso mi sono fermato. Dov'era il fronte inglese? Dove quello tedesco? Avevo perso del tutto l'orientamento. Che cosa potevo fare? Sentivo un fitto bisbigliare intorno a me. Erano inglesi? Erano tedeschi? Se fossero stati inglesi e mi avessero attaccato, avrei ricevuto la croce di ferro. Se fossero stati tedeschi e mi fossi spinto in avanti, sarei stato ucciso dai miei stessi compagni. Il 21enne Ernest Junger, da semplice volontario, è diventato un esperto tenente insignito di una prestigiosa onorificenza. Il suo ideale bellico è la lotta dell'uomo contro l'uomo. La nuova tattica dell'esercito tedesco per lui è ideale. Piccole truppe d'assalto devono aggredire le trincee nemiche e costruire delle sacche di resistenza. Questi assalti, simili a punte di spillo, servono a risolvere un dilemma strategico. Più la guerra dura, più sono evidenti le superiori risorse di uomini e materiali del nemico rispetto alla Germania e ai suoi alleati. State calmi, ragazzi. Ci è mancato poco, tenente. Stavamo per farla saltare in aria. Sono contento di vedervi. Quanti siete? Tutto il plotone, tenente. Devono aver pensato che fossi ferito e hanno coraggiosamente deciso di cercarmi, nonostante il fuoco nemico. Ma che cosa si è messo in testa quel ragazzo? Ora che siamo di nuovo tutti riuniti, che ne dite di tornarcene a casa? Avanti, signore! Non dobbiamo perderci la grande offensiva! Non vedo periscopi, Montague! Ah, non ci serve un periscopio! Mi segua! È sicuro? Lo scopriremo! Venga, signore! Il 24 giugno del 1916 l'artiglieria apre il fuoco come non era mai successo prima. La battaglia della Somme è iniziata. Per una settimana si spara ininterrottamente notte e giorno da 1500 cannoni. Una grandine mortale di oltre 1,5 milioni di colpi piomba sulle posizioni tedesche. L'ordine è di radere al suolo le linee di difesa e annientare ogni vita.
chilometri di distanza dal nostro fronte è iniziata una danza di esplosioni, bagliori e fumo. Era impossibile comprendere la potenza di tale distruzione. Eppure, udire quegli spari mi dava la carica come mai prima. Sta cercando di farci uccidere? A volte penso davvero che sarebbe giusto restare uccisi in questa guerra. Lei è pazzo, Montague. Venga giù subito! Credo che potrò fare dei bei guadagni dopo la guerra e per tutta la vita, portando i milionari americani a visitare i campi di battaglia. Volete del tè? Sì, grazie. Ecco. Grazie. Due zollette di zucchero. Solo una a testa, purtroppo. Noi stiamo qui a crepare e tu non ci vuoi dare lo zucchero per il tè? Lo zucchero è razionato. Glielo assicuro, non decido io. Mi gira la testa! La prego, non faccia scene per un po' di zucchero. L'etere negli esplosivi danneggiava la salute delle ragazze. Soffrivano di mal di testa, isteria e a volte persino attacchi epilettici. Anche se non si erano mai manifestati prima, l'etere li provocava. Alcune ragazze avevano anche 12 o più attacchi in sequenza. Sparpagliatevi! Sparpagliatevi! Vogel! Mi dia la cartina! Vorrei capire dove ci troviamo adesso! Dobbiamo uscire da qui! Stanno aggiustando il tiro! Dobbiamo andare da quella parte! No, nella direzione opposta! È da lì che siamo venuti! Qui da qualche parte c'è un villaggio! Ardecour! Signor Tenente! Il villaggio è questo! La guerra di materiali si protrae per mesi, senza interruzione, giorno e notte. Si aggiungono sempre nuove macchine di morte. Mostri sputafuoco che devono travolgere le linee difensive. Nella battaglia della Somme vengono impiegati i primi panzer della storia. Nell'inferno del moderno campo di battaglia non è più il coraggioso a sopravvivere, bensì il fortunato. Non è più una lotta dell'uomo contro l'uomo. Il nemico sono le potentissime macchine che rendono l'uomo sempre più piccolo fino a farlo scomparire. Il fuoco tambureggiante cresceva con una potenza insensata. La terra tremava e nel cielo c'era il pandemonio. Centinaia di batterie pesanti, innumerevoli proiettili si incrociavano nell'aria. Sentivo scoppiare le orecchie. Non avevo paura di morire. Ma se doveva essere, avrei preferito uomo contro uomo, non come un insetto calpestato per caso da uno stivale. Quando arriverà la prossima granata, che seppellirà anche me, mi seppellirà vivo. È un'attesa di logorante trepidazione. Oh, Signore, ti prego, salvami. Se solo potessi addormentarmi e non dover pensare alla morte. Questi tremendi pensieri si aggirano continuamente per la mia testa. Non riesco più a pensare. Non vivo più, non scrivo più, non leggo più, non credo più a niente. Ho il terrore più di dormire che di stare sveglio, perché i miei sogni sono terribili.
Me ne stavo lì a tremare. Tutto il terrore delle granate e delle esplosioni era sparito. Era come se stessi a osservare una mela in procinto di cadere dall'albero. Le lacrime mi scendevano sul viso. Non mi sentivo più le braccia né le gambe. Quando ho girato la testa di lato con un dolore acuto, non riuscivo più a vedermi la spalla sinistra. Tutto il resto era sottoterra. Aiutatemi! Aiutatemi! Quanto ero rimasta priva di coscienza? 2 ore? 2 giorni? Intorno a me regnava il silenzio. Solo gli spari in lontananza mi dicevano che gli assalti continuavano. Aiuta! Aiutatemi! Ero completamente sola. Aiuto! Che si è messo in testa di fare in questa missione? Lei è da corte marziale. Di solito si va a teatro per assistere allo spettacolo, non per godere degli intervalli che separano gli atti. Non sotto il fuoco nemico. La settimana scorsa ho letto su un rispettabile giornale londinese... Sarei potuto morire. ...che il popolo inglese tutto immolerebbe la vita per assicurarsi la vittoria. Cerchi di contenersi. Potrebbe procurarci seri problemi con il Ministero della Guerra. Signor Collingridge, lei ne è la prova vivente. Onorato di averla conosciuta. Bravo. Aiuto. Aiutatemi. Dalle tenebre mi giungeva una macabra risposta. Era l'ululato dei lupi che col favore della notte si avvicinavano di soppiatto verso il campo di battaglia e di sicuro mi avrebbero trovata. Li sentivo sempre più vicini e l'unica cosa da fare era coprirmi il volto di terra con le dita irrigidite perché non mi fiutassero. A poco la paura è svanita ed ero stordita. Credevo di scivolare verso la morte. Perciò non mi sono sorpresa di vedere 2 stelle cadere dal cielo e danzare su e giù lungo l'orizzonte. Qui ci sono solo cadaveri, non serve scendere ancora. Le stelle potevano parlare. Andiamocene. Aiuto! Aiuto! Così ho proseguito il mio viaggio da sola. Avevo sentito dire che a Yerevan, una città con 30.000 abitanti, c'erano 17.000 rifugiati armeni. Da quando era scoppiata la guerra, vivevo in un mondo pieno di angoscia e mi ero spesso chiesta se fossi in grado di sentire ancora più dolore di così. Ma adesso avevo di fronte a me questi esseri umani, superstiti di un massacro. Solo donne anziane e bambini. Tutti gli uomini erano stati uccisi. Quello che raccontano i rifugiati armeni sembra incredibile. Eppure l'espulsione e lo sterminio ai danni di questo popolo sono una realtà. L'esercito ottomano, sostenuto da un'ampia parte della popolazione turca, compie il genocidio degli armeni, uccidendo centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini. Quando si faceva giorno, c'era un baccano pauroso. Quelli che erano sdraiati al margine della carovana venivano malmenati, soprattutto ragazze giovani. A volte gli squarciavano il ventre o le decapitavano.
Le ragazze venivano inchiodate a una croce, con dei chiodi nelle mani e nei piedi. Solo i capelli neri che si agitavano al vento coprivano i loro corpi. Gli uomini venivano fatti rotolare giù per uno scosceso di rupo, con le braccia legate dietro la schiena. Sotto c'erano delle donne che erano rimaste lì appese. Che orribile morte. Ci hanno portati in una caverna. Le donne venivano prese come fossero dei sacchi. Incendiavano loro gli orli delle gonne e le gettavano dentro. Gridavano tutte. Quando toccò a me, balzai via e sanguinante mi nascosi in un angolo e persi conoscenza. La collina era ricoperta da migliaia di corpi. Padri, fratelli, figli e nipoti giacevano così come erano caduti, colpiti dai proiettili e dalle lame dei loro assassini. Stormi di avvoltoi cavavano gli occhi ai cadaveri. Perché nessuno li aiuta? Perché nessuno fa niente? Mi era stato assegnato il turno di notte. Significava 24 ore senza andare a dormire. Che fortuna. Credevo di essere in grado di fare la mia parte, ma non sono abbastanza forte per questo tipo di lavoro. La patria starebbe meglio senza le persone come me. Cara signorina West. Ci attaccano! Calma, calma! State calme, signore! Subito nei rifugi, avanti! Sbrigatevi, per favore! E mantenete la calma, per favore, calma! Prima dello scoppio della guerra, gli Zeppelin sono considerati dei miracoli della tecnica. L'ampia capacità di volo consente assalti aerei con le bombe sorvolando il canale d'Inghilterra e la Scozia. La guerra con le bombe non è ancora in grado di portare distruzione su tutto il territorio. Tuttavia l'effetto psicologico è poderoso. Gli assalti aerei non sono diretti più soltanto contro soldati e fabbriche di armamenti. Minacciano città lontane dal fronte. Uccidono civili, donne e bambini. La Gran Bretagna ha smesso per sempre di essere un'isola. Dov'è Mary Morgan? Dov'è Mary Morgan? Mary! Lo Zeppelin galleggiava alto nel cielo. Tre riflettori illuminavano a giorno. Poi i cannoni fecero fuoco. Mary! Mary! Va tutto bene. Vieni. A Pieve è un vero disastro. Tre bombe sono cadute alla stazione ferroviaria, tre dietro la chiesa nuova. La più grande provocando una buca larga 10 metri e profonda oltre 2. Gli abitanti di Edimburgo si sono presi una gran paura. Perché qui in Scozia eravamo convinti fino a poco fa che gli scozzesi sarebbero stati risparmiati. Ma ci sbagliavamo. Quattro case furono completamente rase al suolo
e gli abitanti sepolti dalle macerie. Il mattino seguente, molto presto, erano stati recuperati 14 cadaveri. Più tardi fu trovato un bambino di 3 anni ancora vivo. Uno Zeppelin stanotte ha distrutto 9 case. I parigini invocano dure rappresaglie contro le città tedesche, senza avere riguardo per la popolazione. I bombardamenti a catena hanno colpito una costruzione di 3 piani che è caduta come un castello di carte. Quelli che sono rimasti sepolti negli scantinati, la sera non erano ancora stati recuperati tutti. Zollette per te, vero? Grazie. In questa zona, fino a poco tempo fa, c'erano prati, boschi e campi di grano. Non si vedeva più nulla. Niente di niente. Ehi, gente! Non era rimasto un filo d'erba. Neanche un minuscolo stelo. Ogni millimetro del terreno era stato rivoltato, gli alberi sradicati, fatti a pezzi e ridotti in cenere. Le case demolite, le pietre polverizzate, le montagne spianate. In poche parole, tutto era diventato un deserto. Signor Tenente! Signor Tenente! Signor Tenente! Questa era di Vogel. Di tutto il plotone, siamo rimasti solo noi due. Solo noi due. La mattina del 1 luglio del 1916, improvvisamente lungo la Somme, le armi tacciono. 20 divisioni inglesi e 11 francesi avanzano per occupare le trincee tedesche. I generali promettono ai loro soldati che si tratta di una passeggiata. Difficilmente qualcuno dei nemici può essere sopravvissuto al fuoco tamboreggiante. Ma i difensori tedeschi hanno scavato i loro ripari in profondità. Postazioni nascoste sono state preparate per avere il nemico sotto tiro. L'effetto è devastante. In questo giorno d'estate muoiono 20.000 inglesi. Il giorno più sanguinoso della storia militare britannica. Nessuna delle postazioni tedesche è stata occupata. Ecco la lista delle perdite. Non sarà semplice spiegare ai lettori a casa questa sconfitta. Lei è un giornalista, Montague. Non racconti una sconfitta che non possiamo ammettere. Mi capisce? Un giornalista informa il pubblico, signore. Non può mentire ai suoi lettori. È tempo che lei diventi un corrispondente di guerra. La verità? Dovremmo lasciare il campo e tornare a casa? Sia ragionevole, Montague. Il quartier generale resta fermamente convinto che la vittoria sia imminente. Alle famiglie dei caduti viene significata la gratitudine della patria. I soldati morti nella battaglia della Somme sono considerati degli eroi e insigniti di onorificenze postume.
La macchina della propaganda glorifica il bagno di sangue come una grande vittoria. Al contempo, la censura vieta ai giornali di pubblicare la lista dei caduti. Del mio vecchio battaglione erano rimasti in vita solo 80 uomini e 2 ufficiali. Non essere al loro fianco mi sembrava un tradimento. Così come essere vivo mentre loro erano morti. Se tutti noi provassimo ad affrontare quello che patiscono gli uomini in trincea, la guerra finirebbe immediatamente. Puntavamo in alto. Per secoli gli uomini avevano sognato di volare. Noi siamo stati i primi che non si sono accontentati di sognarlo. Con i dirigibili galleggiavamo nell'aria. Il mondo era ai nostri piedi. Ogni nuovo giorno portava con sé un'invenzione che ci rendeva la vita più facile. La luce elettrica aveva scacciato il buio. La notte non era più fatta solo per dormire. Nelle enormi fabbriche ai margini delle nostre città si producevano in massa le automobili. Presto ognuno di noi avrebbe posseduto una di queste macchine straordinarie. La brama di possesso, ai nostri occhi, era la chiave della felicità, fino all'estate del 1914. Oggi presentiamo La distruzione. Quinto episodio dei Diari della Grande Guerra, una serie internazionale prodotta in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. La storia di uomini e donne che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici eventi. 14 vite travolte dall'immane catastrofe ricostruite attraverso diari e lettere. 14 protagonisti scelti da un team internazionale di autori e ricercatori in 4 anni di lavoro. 14 esistenze per raccontare un'ecatombe. In questa quinta puntata si combatte e si muore sulla Somme come sul fronte orientale. È una guerra tecnologica, con armi nuove e micidiali, come i gas. L'anno è il 1916, l'anno terribile. Dal tunnel non si esce. La guerra sembra non finire mai. Buona visione. Dopo un interminabile inverno, stava per scattare la grande offensiva. Non ridevamo e non cantavamo più. E i miei compagni erano ubriachi più spesso del solito, perché i comandanti ci procuravano forti quantità di vodka. Forse speravano di distrarci con l'alcol da ciò che stava per succedere. Anushka, mia cara. Io spero. Molti miei compagni mi chiedevano di scrivere lettere per i loro parenti. È stata un'esperienza strana. Me ne stavo seduta lì. Spero che la semina si sia potuta fare. Riesco a ricordare una parola di russo? Non mi riferivo alla lingua. Questo viaggio, tutto questo, non è un'idiozia? Beh, è un po' tardi per preoccuparsene. È vero, è tardi. Troppo tardi. La scozzese Sarah Macnaughton, classe 1864, appartiene all'alta borghesia. Come molte signore dei ceti più alti, considera un dovere verso la patria sostenere con ogni mezzo la Gran Bretagna e i suoi alleati in guerra. Come infermiera volontaria, vuole aiutare a lenire miseria e sofferenza dove ce n'è più bisogno. La situazione è particolarmente drammatica in Russia, dove si combatte duramente su 2 vasti fronti, senza disporre di un adeguato approvvigionamento di medicinali. Più dell'esercito soffre la popolazione civile, che si trova in aree difficili da raggiungere. Anch'io, lontana da casa, a scrivere a donne sconosciute. Anche se l'inverno è stato lungo e duro. Scrivevo di bambini, del raccolto. Di al nonno che deve aiutarti. Del bestiame.
Spero che il bestiame sia sano. La conclusione era sempre la stessa. E che la mammella malata di Tasha non sia peggiorata. Se a Dio piace che io debba morire, presto avanzeremo. Allora prega per la mia anima. Ma non posso dirti verso dove. Se a Dio piace che io debba morire, prega per la mia anima. Grazie. Due, tre, cetirie. Come si dice cinque in russo? Credo che ci sia una sola cosa che detesto di più che imparare una lingua straniera. Fare i conti con un raffreddore. Tu che ne pensi? Ti sembro un idiota? Non preoccuparti, anch'io non...